posso dire di aver fatto il 68. Ho partecipato infatti a manifestazioni e occupazioni di scuole. Quello che va sottolineato è che queste manifestazioni non erano affatto politicizzate. Sempre in questo periodo sentivo e leggevo sui giornali della presenza nelle piazze anche dei neofascisti, naturalmente dipinti dai giornalisti alla stregua di squadre violente alle quali addossare le peggio cose. Mi incuriosii anche a loro. Un giorno, durante l'occupazione di una scuola alla quale partecipai, li trovai fuori dalla stessa, inquadrati, a fare un picchetto. Rimasi perplesso nell'uscire dalla scuola e mi chiesi perché anche loro non partecipassero all'occupazione. Ancora oggi ritengo che non aver seguito e fatta propria l'onda rivoluzionaria del 68 da parte dei neofascisti sia stato un errore. Comunque, l'interesse per il mondo neofascista mi venne anche grazie a una rivista di storia illustrata che spesso mi capitava di sfogliare, dove si raccontava del fascismo e del nazionalsocialismo. Erano tutti stimoli che mi spingevano a interessarmi a quel mondo che ancora non conoscevo. Io non mi aggregai a nessun movimento. Per questo ero considerato dai giornalisti un cane sciolto, termine che non mi è mai piaciuto. Anche se fui molto vicino a Nico Azzi e a Giancarlo Rognoni in Corso Monforte, dopo le nostre strade politicamente si separarono, ma questo non significa che non ci frequentassimo. Anzi, la storia ha dimostrato che quando c'erano i comizi di Giorgio Almirante eravamo tutti presenti, così come durante la manifestazione del 12 aprile del 1973. Eravamo tutti dalla stessa parte. Non c'è mai stato un conflitto interno. Di quegli incontri serali con cari amici, adesso così lontani o già morti, ricordo ancora la brezza che mi pungeva la pelle e il terso cielo primaverile sopra la nostra grande piazza ormai vuota. Giocavamo col tempo, accanto alle colonne, aspettando la notte e poi l'alba, facendoci beffe del sonno più intenso. Dove sono ora i vivi e i morti? Si era giovani come nessuno lo è mai stato, ma ci sentivamo anche tanto vecchi da essere addirittura stanchi della nostra grande piazza, e non soltanto di quella. Eravamo in pochi? In molti? Che importanza ha? Eravamo noi, così puliti, così pazzi, così spaventosamente ingenui. I portici sono ancora lì a ricordarmi ogni volta che passo, i miei felici 20 anni e i cari amici di allora, adesso così lontani o già morti, ma sempre vivi nella mia memoria, insieme a quelle chiare sere di marzo.